prodotti finiti, li ho messi tutti in un grande saccone e adesso ti faccio vedere quali evitare, quali mi sono piaciuti, quali mi hanno lasciato un poco indifferente. Insomma, chiacchieriamo un poco sui prodotti finiti, principalmente cura personale, ma c'è anche cibo e capelli. Iniziamo subito. Qua, così li ho a portata di mano, li settorizzo, insomma, li raggruppo per argomenti e ne parliamo. Faccio un altro poco di rumore, eccolo qua, tutti finiti. Mi sembrava che qualcuno stava entrando dalla porta. Allora, iniziamo con i capelli. Con i capelli ti faccio vedere un amatissimo, stra-amatissimo, che è già nel mio carrello Amazon, che è questo. Revlon Unique One. Questo è un, come lo posso chiamare, un addolcitore di capelli. Nel senso che tu lo puoi mettere sia nei capelli umidi, dopo aver fatto lo shampoo e averli ben asciugati, tamponati, o anche nei capelli asciutti. Questo mi ha salvato da quando io avevo l'acqua pietra. Non so se hai visto il video dell'addolcitore, abbiamo messo l'addolcitore, quindi adesso l'acqua è diventata più liscia, più leggera, meno calcarea, meno pesante. Insomma, l'addolcitore toglie il calcare dall'acqua e quindi capelli, pelle, acqua per cucinare, elettrodomestici, tutto ha un beneficio, ma noi lo abbiamo visto soprattutto perché la prima cosa di cui ti accorgi sui capelli. I capelli sono più morbidi, più leggeri. Questo, se tu hai i capelli crespi, ti aiuta notevolmente nella piega, ti aiuta ad asciugarli in maniera meno leone, meno elettrizzata. Insomma, lo amo, lo stramo, lo ricompro. Lo compro da anni, c'è in diverse profumazioni, cocco, quella rossa che è quella che trovi principalmente dai parrucchieri, e anche un'altra profumazione che sa un po' di cetriolo, più fresca insomma, però io amo decisamente questa. Ho finito anche, stesso utilizzo, stesso impiego, questa che ho comprato da Lidl, che è una crema per capelli. Vediamo se metti a fuoco. Eccolo qua, una crema per capelli all'avocado. Nature Best si trova ciclicamente da Lidl e ha la stessa funzione, è proprio una crema per i capelli che tu metti per rendere i capelli più morbidi, più, insomma, li nutre e li mette un po' a tacere il crespo. Questo l'ho finito, questo lo ricomprerò, questo no. Perché? Perché alla fine scelgo sempre questo, perché è più leggero, perché lascia i capelli più naturali. Questo li appesantisce un po', come sempre trovi tutto in descrizione. Perché questo, se lo compri diciamo nei negozi che vendono prodotti per parrucchieri, lo paghi molto di più. A volte c'è l'offerta di 3 confezioni a un prezzo stracciato. Allora, ti faccio vedere l'unica cosa, perché in questo periodo non ho messo niente da parte, ma questo te lo voglio fare vedere. Perché è inutile che ti faccio vedere che ho finito i crackers, i taralli, insomma cose di cui parlo in altre tipologie di video. Ma questo merita un'attenzione particolare, perché te l'ho fatto vedere quando la prima volta l'ho comprato, te ne ho decantato le lodi e lo andrò a ricomprare velocissimamente. È una crema di cocco e mandorle della Rapunzel. Cocco, mandorle, aspetta perché ti dico che non c'è nient'altro. Ingredienti. Senza zuccheri aggiunti, contiene... Aspetta, dove sono? Noce di cocco, mandorle, datteri. 100% agricoltura biologica. Una, mamma mia, una delizia per il palato, una merenda sana. Mia figlia lo
spazzola in un tempo record. Io forse l'avrò mangiato sì e no due volte, spalmato sul pane tostato, con la banana, con il porridge. Una cosa, non puoi non provarlo, perché se ti piacciono le mandorle, ti piace il cocco, è una libidine. Ovviamente quando vado da Natura sì, per ora siamo un poco, come dice, siamo un pochettino mettendo una toppa con quello solo di mandorle, ma questo infatti finisce primo di tutti. E ti faccio vedere anche un'altra chicca, vediamo chi si ricorda il 4711. Questo era il profumo di mia nonna. Mio nonno, che era un pochettino braccino corto, quando c'era il compleanno di mia nonna gli diceva: ti compro il bagnoschiuma di 4711, ti compro il sapone. Insomma, mia nonna amava questa profumazione. Chi è della mia generazione se lo ricorderà, perché questo è il profumo delle nonne. Quando mia nonna è morta, io ho preso la sua boccetta di profumo e l'ho usata perché l'odore mi ricorda proprio lei ed è un bellissimo ricordo. Chi conosce 4711 sa che è un profumo classico che ha fatto la storia, c'è tutto, c'è il sapone, c'è il bagnoschiuma, c'è tutto, ma questa boccetta, l'unica cosa che trovo scomoda è che devi fare così. Io preferisco i profumi spray perché vanno un po' ovunque, questo invece va soltanto nel punto in cui tu lo metti col dito. Però passiamo a una cosa che, allora, in casa nostra si beve acqua e detergente per il viso. Perché? Acqua e detergente per il viso, questi in pochissimo tempo. Allora, questo è un marchio Amazon, che è un detergente gelloso con acido glicolico. Belay. 150 ml, rimuove le cellule morte, riduce le linee sottili. Su questo, allora, i detergenti, secondo me, quando scrivono anti-age, è una grande presa per i fondelli. Un detergente non può essere anti-age, un detergente deve lavare. Questo lava bene, ha un'azione un pochettino più, l'acido glicolico cosa fa? In maniera chimica, perché ci sono due tipologie, lo scrub meccanico e lo scrub, il peeling chimico. Questo con acido glicolico è questo, quindi ti toglie le cellule morte perché contiene acido glicolico che ha una leggera, un leggero potente esfoliante. Dunque, questo lava bene, ti lascia il viso morbido. Noi ce lo siamo bevuti, io lo uso con il Foreo. E ti raccomando di provare Foreo e guantino in microfibra perché la pulizia cambia. Quindi questo mi è piaciuto, lo ricomprerò, non lo so perché. Perché non lo so? Perché sto testando e provando una quantità di gel detergenti di cui ti parlerò in seguito, che sono pazzeschi. Quindi prima di ricomprare questo, penso che ne ho di migliori. Altro detergente in mousse della Vera. Allora, questi detergenti in mousse è un normalissimo detergente in mousse, le presenta questi che tu, dentro è liquido, a contatto con l'aria e con questo speciale erogatore forma una mousse che è piena di aria. Lo puoi usare con il Foreo, lo puoi usare con le mani, per tutti i tipi di viso. Noi ne abbiamo bevuto, mi sembra, o una o due confezioni. Andiamo a quello che ti dico di non comprare mai. E io mi chiedo come è possibile che Clinians abbia fatto questa porcheria. Perché di porcheria si tratta? Questo è... ne ho comprati due. Ne ho comprati due, uno per un bagno e uno per un altro. Ma ti posso assicurare che adesso che ho comprato questi altri, mi sembra, ho tre o quattro tipi di gel detergenti, ma forse anche di più,
perché mi piace cambiare, mi piace provare e mi piace avere sensazioni differenti di pulizia. Quindi io sono curiosa e ne provo tanti. Questo, che è ancora nell'altro bagno, è ancora così, l'ho buttato. Proprio l'ho buttato, non ce l'ho potuta fare. Cioè, sai quando tu dici, ma perché devo usare questo che non mi piace, se ne ho tantissimi altri che mi danno soddisfazione. Quindi mi dispiace moltissimo non comprare mai questo gel detergente rinfrescante pelli normali e miste, perché è come se tu ti spalmassi in viso un gel per capelli, senza che si faccia la minima schiumetta, senza che si faccia la minima... È proprio un gel che tu spalmi e finisce là. Qua rimane gel denso. Ho provato anche a mettere un po' d'acqua e scuotere per vedere se faceva un po' di emulsione. Cambia molto poco. Quindi bocciatissimo. Prendo quello che mi è caduto e ti faccio vedere la rimanente parte. Ti faccio vedere un'altra cosa di detersione e cura personale. Combo della Rock. Questi me li hanno regalati ed erano insieme. Perché ti dico questo? Perché questa era un'acqua micellare. Io non amo l'acqua micellare, ma nonostante questo l'ho voluta provare. Allora, è una buona acqua micellare, tra l'altro 400 ml, quindi anche, come dire, conveniente dal punto di vista economico. Il pump schizza come se fosse un aereo in decollo. Sia questo che questo, l'unica cosa che ho trovato di sconveniente in questi due prodotti è stato il pump, cioè l'erogatore. Schizza, che tu devi mettere la mano davanti perché sennò ti sporchi tutto il bagno. Allora, l'ho provata, buonissimo odore, buonissimo potere detergente, ma io non la uso l'acqua micellare, preferisco lavarmi il viso e struccarmi con altro, che ti mostrerò nei prossimi video, perché sono ritornata alla detersione, alla skincare coreana. Allora, io uso la doppia detersione, mi piacciono moltissimo gli oli detergenti, specialmente per gli occhi, ma la skincare coreana è ritornata nel mio cuore e te ne parlerò presto. E ti dirò perché è ritornata nel mio cuore, perché è ritornata nella mia vita un prodotto che avevo provato tantissimo tempo fa. Come l'ho usata, perché l'ho finita, se non mi piace, ci lavo i pennelli. Quindi l'ho messa in una... mi dispiaceva buttarla, quindi ogni volta che lavo i pennelli, per fare più velocemente, li metto in una ciotolina, metto tutti i pennelli a bagno. Ovviamente l'acqua micellare toglie il trucco, perché questo è il suo compito, e i pennelli si lavano immediatamente. Non posso dire invece altrettanto di questo latte detergente, che ho usato dalla prima goccia fino all'ultima goccia. L'odore è paradisiaco. Ma della Rock ti ho parlato anche della mousse, che ho ricomprato la mousse detergente perché è stupenda. La Rock è una buonissima marca. Avevo anche un'altra cosa della Rock. Cosa era? Forse lo struccante per occhi, non mi ricordo. Comunque mi ha lasciato completamente soddisfatta, ha un buon rapporto qualità-prezzo. Il latte detergente è ottimo, fa il suo dovere, lascia la pelle idratata, ben detersa e ben profumata. Quindi passiamo alla scoperta, l'ultima scoperta del deodorante. Sono fatta anziana e non mi vengono le parole. Deodorante neutro Roberts. Perché mi piace? Perché non ha gas all'interno, perché non ha sali di alluminio, perché ha un buonissimo odore. Ne ho provato due tipi, infatti di là in bagno c'è quello col tappo bianco, ma questo col tappo azzurro è stupendo. Scusate, è stupendo. Io in genere non amo i deodoranti, nel senso che non mi piace avere questo odore sotto le ascelle e sentire che mi sono spruzzata il deodorante, anche perché molti lo usano, diciamo, in maniera errata. Sopra la puzza mettono il deodorante, però questo fa proprio odore di pulito. Lo ricompro assolutamente, sia nella versione blu che nella versione bianca, che è più leggerina, ma questo è proprio... mi sono fatta la doccia ora. Buonissimo. Capelli. Chi è
il massimo consumatore di shampoo, mio figlio, che finalmente per lui si è tagliato i capelli quasi a zero. Quindi prima aveva il grande fungo tutto crespo, ora che noi abbiamo messo l'addolcitore si è tagliato i capelli a zero. Però continua a farsi lo shampoo ogni mattina e quindi lui prima aveva questo Pantene effetto liscio seta. E, ne abbiamo consumati diversi. Pantene, devo dire che mi aspettavo molto di più. Tutta questa pubblicità, tutto questo parlarne, tutto questo su di me non ha proprio un bellissimo effetto, quindi non saprei se consigliartelo o meno. Magari ci sono alcune tipologie di Pantene che sono migliori delle altre, oppure ognuna ha una particolare cura per... Questo è per capelli secchi, opachi e tendenti al crespo. Non abbiamo gridato al miracolo, ecco. E io spero di averti indirizzato, consigliato o evitato alcuni acquisti da non fare. Spero anche di averti tenuto compagnia. E quindi ti ringrazio per essere rimasto con me fino alla fine e noi ci vediamo al prossimo video.